Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ManuSport07. Siamo qui con la top 10 dei centrocampisti migliori al mondo. Qui purtroppo ho messo solamente un giocatore della Serie A che praticamente è quello che vedete in copertina. No, bugia, non è l'unico che ho messo, ve lo voglio far vedere nel video. Chi è l'altro? È della Juve. No, magari era della Juve. Però ragazzi, questa è la mia top 10 dei centrocampisti più forti in questo momento, ragazzi. Non quelli magari più forti potenzialmente, più promettenti, eccetera. Ringrazio il buon Antonio per le pixart e non ci vediamo in chiacchiera. Partiamo subito con il video. Vamo, ragazzi. Decima posizione, li metto in compresenza. Milinkovic-Savic e Barella. Non riuscivo a lasciare fuori nessuno dei due. Milinkovic-Savic che ogni anno dimostra di essere un centrocampista veramente mostruoso. E anche grazie a lui se la Lazio viene stata trascinata in Champions League. Difficilmente riconfermerà il piazzamento, ma la Lazio è andata più volte vicino alla qualificazione in Champions League. Ci è riuscita lo scorso anno qualificandosi al, se non mi sbaglio, terza posizione in campionato alla fine. Però veramente una grandissima annata. Barella non ha bisogno di presentazioni, un centrocampista che con gli anni diventa sempre più forte. Nel momento in cui ho fatto la top l'ho messo decimo con Milinkovic. In un secondo momento l'avrei messo forse ottavo nono, però insomma per il momento forse Barella è sicuramente tra i migliori centrocampisti al mondo ed è sicuro anche il centrocampista italiano più forte. Secondo me anche più di Verratti che non vedrete in questa top 10. Davanti ai due centrocampisti della Serie A iniziamo con i top player, non che i precedenti due non erano top player, ma magari questi magari sono giocatori un po' più affermati, quelli che vedrete da adesso in poi. Nona posizione per Luka Modric, ragazzi, che ogni anno dimostra di essere un top player in mezzo al campo, dimostra di essere comunque tra i migliori centrocampisti al mondo, ci va per forza in questa top Luka Modric. Dovevo scegliere tra lui e Casemiro, ho scelto lui da mettere in questa top 10, ragazzi. Modric che sicuramente è calato, perché è calato rispetto ai precedenti anni. Per me la sua miglior stagione rimane la stagione 16-17, al contrario della 17-18, dove comunque ha fatto una stagione mostruosa vincendo il Pallone d'Oro, ma la sua migliore è stata la 16-17. Insieme a Toni Kroos, che mette ottavo, si conferma il Real Madrid il centrocampo più forte del mondo. Secondo me, Modric, Kroos, Casemiro, seppur Casemiro è fuori da questa top, sono tre top player messi tutti e tre insieme in mezzo al campo. Pensate che la Juve non ne ha neanche uno. Arthur può diventarlo a livello di Kroos e Modric, per farvi un esempio. Però Kroos e Modric, Kroos è quello che disegna geometrie perfette, Modric quello che gestisce le manovre d'attacco, veramente. Sono due centrocampisti fenomenali. Insieme a Casemiro formano un centrocampo fortissimo. Il Real Madrid non se ne rende conto, ma ha tra le mani la possibilità di arrivare fino in fondo alla Champions ogni anno, ragazzi, ogni anno con quel centrocampo. Benissimo anche il centrocampo del Liverpool. Il migliore, secondo me, è Henderson, capitano del Liverpool, che è un giocatore, secondo me, molto sottovalutato. Gestisce ogni manovra dei Reds. Per quanto riguarda magari quando devi addormentare il gioco, perché i Reds impostano magari un po' più dalla difesa con Van Dijk, Arnold e Robertson. Veramente il Liverpool sa impostare perfettamente con la propria difesa. Però Henderson è veramente fondamentale nel gioco. Chi guarda le partite del Liverpool, soprattutto per il gioco della Premier, è veramente fondamentale. Giocatore estremamente sottovalutato. Davanti a lui comunque ci finisce un giocatore che è diventato fortissimo negli ultimi anni, che è Leon Goretzka. Leon Goretzka, che ha iniziato questa prima parte di 2020-21 di questa stagione veramente comunque in buon modo. 5 gol e 3 assist per il tedesco finora, ma anche la scorsa stagione ha vinto da titolare la Champions League con il Bayern Monaco, quindi veramente per me in questo momento Goretzka è il sesto centrocampista più forte in questo momento. Abbina, come ogni centrocampista deve abbinare, le qualità difensive e le qualità offensive, per me è veramente fortissimo. Davanti a lui comunque in quinta posizione ci finisce De Jong che mi fa veramente male al cuore metterlo quinto, avrei voluto metterlo più in alto perché veramente mi piace tantissimo questo giocatore, è il regista secondo me in questo momento più forte al mondo. Purtroppo gioca in una squadra in un momento di crisi, in un momento non brillante del Barcellona, ma lui sarà il futuro del Barcellona, porterà avanti il Barcellona e sentiremo parlare di lui chissà per quanti anni, ragazzi, perché veramente è un centrocampista fortissimo, così come per De Ligt, che deve essere fortissimo per la Juve, lui è l'olandese del Barcellona, ragazzi. Il mediano del Barcellona sostituirà in pieno Sergio Busquets, ve ne renderete conto, per me è veramente perfetto. Grande stagione anche per Thiago Alcantara. Ecco, lui secondo me è più una mezzala perché spesso viene utilizzato anche da regista. Il Liverpool fa più la mezzala, però lui ha sempre detto di voler fare il regista. Nel Bayern Monaco facevo il regista, cioè nel senso, molto spesso facevo il regista quando Kimmich giocava terzino destro. Però per me Thiago Alcantara, ragazzi, è una mezzala. Uno che comunque sa tirare, ha la botta da fuori, ha il colpo dell'assist nella tre quarti offensiva. Per me è una mezzala, ragazzi. Sa fare perfettamente anche la fase difensiva. Ha fatto veramente una stagione mostruosa con il Bayern Monaco. Ha lasciato veramente in grande stile. Davanti a lui, comunque, ci finisce uno che deve stare di diritto in top 3, ragazzi. Perché De Bruyne è potenzialmente il più forte di questa top. Dico potenzialmente anche se ha 29 anni. Però veramente De Bruyne
ogni anno parte per essere la certezza in attacco, un po' quando all'asta del fantacalcio tu non sai chi tra Ronaldo, Zapata e Immobile farà più gol, però per sicurezza prendi Ronaldo, perché c'è il rischio che Zapata ne fa meno di 20, c'è il rischio che Immobile ne fa meno di 20, ma non c'è il rischio che Ronaldo ne fa meno di 20. Ecco, con De Bruyne in mezzo al campo, che sia mezzalo, che sia trequartista, che è il suo ruolo preferito, tu vai sicuro. Con Bruno Fernandes per esempio non andavi sicuro, perché ci finisce secondo, ha una media gol che comunque è inferiore alla media assist di De Bruyne, ragazzi, il che è veramente impressionante. Uno che comunque ha fatto non so quanti gol nell'ultimo anno, che abbia una media inferiore agli assist di De Bruyne, che comunque questo fa capire quanto è mostruoso De Bruyne. Però lui è stato più decisivo rispetto a De Bruyne. De Bruyne magari non è quel giocatore che la squadra in un momento di difficoltà lui risulta decisivo. Bruno Fernandes invece sì, ragazzi, segna su rigore, segna su punizione, segna da fuori area, segna da attacco, se ne è dalla sinistra, se ne è da trequartista. Veramente ha fatto una stagione mostruosa, secondo solamente a Kimmich, anche lui macchina da assist, ragazzi. Allora, lui ha giocato metà terzino e metà centrocampista, quindi non sapevo neanche se metterlo primo, ma quando viene messo lì, ragazzi, chi lo sposta più a Kimmich da lì? Cioè, ragazzi, Kimmich è una garanzia di regista, è una garanzia di terzino ed è una garanzia di mezzala, può fare qualunque cosa, ragazzi. Che se voi mi chiedete qual è la top 10 dei terzini destri, metto Kimmich primo. Top 10 delle mezzale, metto Kimmich primo. Top 10 delle mediane, metto Kimmich primo. E questo lo dice lungo sul fatto che l'ho messo primo. In questo momento lui è il miglior centrocampista al mondo. Ma non solo centrocampista, ragazzi. È anche il miglior terzino destro. È anche il miglior, la miglior mezzala. Ma veramente, tra l'altro qui ho messo mezzale, trequartisti, mediani. Però veramente Kimmich mostruoso, ragazzi. Prima posizione meritatissima. Fatemi sapere se siete d'accordo con me, ma sarà difficile trovarvi in disaccordo su questo. Detto ciò, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione link per seguirmi su Instagram e per intavolare qualche discorso di calcio anche lì. Da Monosport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.